Fin da quando eravamo piccoli, ci è stato detto che nello spazio c'è assenza di peso. Ci hanno riempito la testa prima con i libri e poi con i film. Libri come Dalla Terra alla Luna di Jules Verne, o il film 2001, Odissea nello spazio, dove per restare incollati all'astronave si dovevano usare delle calamite ai piedi. Abbiamo sempre ascoltato quello che ci dicevano e pensavamo fosse pura logica arrivarci. Più ti allontani dalla Terra, minore sarà la gravità. Semplice logica deduttiva, no? Non fa una piega. Ma una cosa è ascoltare e abituarci a quello che ci dicono, e un'altra è metterlo in pratica. E come possiamo noi mettere in pratica le cose che ci hanno detto? Beh, non possiamo. Almeno che non iniziamo a ragionare cosa fanno nello spazio e come fanno a stare lassù per poter galleggiare. Esiste un aereo. E questo aereo si chiama 0G e serve per testare l'assenza di peso facendo delle iperboli nel cielo. Il tutto dura qualche minuto. Andiamo ora ad analizzare quello che ci propongono gli astronauti della ISS quando vanno lassù nel cielo a 400 km di altezza. Qui vediamo come la stazione spaziale segue un'orbita intorno alla Terra. Ci hanno sempre detto che lassù c'è assenza di peso, ma andiamo a vedere a che velocità sfreccia questa astronave. Qui possiamo leggere 27.000 km all'ora. Questo è interessante, molto interessante. Adesso andiamo a vedere quest'altro dato, decadimento orbitale 2 km al mese. E come fa a cadere? Non avevate detto che nello spazio si galleggia e c'è assenza di peso? Adesso voglio che vi fermiate un attimo a ragionare insieme a me. Fermiamoci e mettiamoci seduti nello spazio a 400 km di altezza. Fermi. Lo sapete cosa succede a differenza di viaggiare a 27.000 km di velocità? Beh, che cadiamo. Cadiamo precipitando al suolo. La Stazione Spaziale Internazionale sta su grazie a un trucco. E questo trucco viene spiegato nell'aereo a 0G. Quando un corpo viene immesso in un moto centrifugo, non cadrà più al suolo, ma galleggerà in aria, simulando di fatto un'assenza di peso. E perché dovrebbero simulare un'assenza di peso? Ma è ovvio, no? Per dare credito alla teoria della gravità, dove fin da piccoli ci hanno insegnato che se vai nello spazio galleggi, ma in realtà il fatto che nello spazio non si galleggia vi viene spiattellato pure su Wikipedia. Ok, calma, ci stai dicendo che se vado nello spazio non galleggio? No, non ve lo dico io, ce lo dicono loro. Guardate quello che fanno, guardate come mettono in orbita gli oggetti. E poi questi cadono perché finisce la loro velocità. Allora inizierete a capire l'inganno che c'è dietro, cosa ci hanno nascosto e cosa ci devono nascondere, perché noi nello spazio non possiamo andarci. E non perché non abbiamo i mezzi per farlo, ma perché oltre una certa altezza è vietato. La nostra amata Terra è piatta, signore e signori. Un saluto caloroso e un abbraccio. Gente crede a quello che vuole, trova certezze dove può e ci si aggrappa. In fondo, non ha nessuna importanza se una cosa è finta o vera. L'importante è che la gente ci creda.